Una buonasera ovviamente ai nostri telespettatori, grazie al sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta, per aver accolto il nostro invito. Questo summit che c'è stato col presidente Marsilio è terminato pochi minuti fa. C'è un fronte comune, Regione Abruzzo, Comune di Bussi sul Tirino, bisogna dare seguito a questa bonifica, non si può perdere più tempo. 50 milioni di euro che sono tornati al MEF devono andare alla Regione Abruzzo per avviare questi lavori che ormai sono davvero improrogabili. 50 milioni devono andare al sito di Bussi per far sì che si realizzi quello che era previsto in una legge fatta nel 2011, la bonifica delle aree industriali dismesse e dei siti limitrofi. Ci tengo a dire questa cosa. Sì, abbiamo fatto un incontro con la regione, il fronte non è solo regione e comune, ci sono le associazioni ambientaliste, ci sono dei partiti, c'è anche, per esempio Rifondazione Comunista, ci sono tantissimi cittadini che si stanno rendendo conto di come siano strumentali le prove portate a giustificazione al Ministero per annullare la gara, sia quando ho scritto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sia quando ho scritto dall'Avvocatura dello Stato, sia le ultimissime dichiarazioni dell'ARTA, ma ci sono anche altri documenti che attestano che non c'erano motivi per annullare la gara. Lei tra l'altro, proprio nel corso del suo intervento al fianco del Presidente Marsilio, ha detto siamo pronti come Comune di Bussi a denunciare il Ministero dell'Ambiente per omessa bonifica. Io sono 2 anni che insieme alla mia amministrazione provo a risolvere questo problema da un punto di vista politico. Ho chiesto incontri col Ministro, ho chiesto incontri con i funzionari del Ministero, ho fatto diffide, non riesco, non sono riuscito ad approdare a nulla. Oggi, a mio parere, la strada politica va ancora percorsa per cercare di recuperare questo errore che io lo chiamo errore ha fatto il Ministero. Se questa cosa non sarà possibile sul piano politico, ci stiamo già preparando per attivarla sul piano legale, sia impugnando l'annullamento della gara al TAR, sia denunciando il Ministero per omessa bonifica. Una questione è questa della bonifica del sito di Bussi che si trascina da tanti anni, era il 2010 quando fu approvata quella legge, sono passati quasi 10 anni, la bonifica non è partita. Una cosa assurda, abbiamo approvato nel 2015 il piano di caratterizzazione e si stava aspettando da 10 anni l'approvazione. Abbiamo insieme al commissario fatto un progetto di bonifica, su quel progetto il Ministero ripeto, il Ministero in qualità di stazione appaltante ha fatto la gara, l'ha giudicata in via provvisoria, poi l'ha giudicata in via definitiva, doveva firmare il contratto per dare avvio ai lavori, stranamente i lavori non sono partiti. Voglio ricordare che servivano 820 giorni per completare la bonifica. Se fossero partiti ad aprile del 2018, come era previsto a quest'ora, avremmo già finito. Ancora non vengono appaltati. La cosa strana è che nel frattempo si è concretizzato chi è il responsabile dell'inquinamento, Edison, che ha perso al TAR, ha perso al Consiglio di Stato, per cui c'è la certezza che Edison dovrà rifondere i soldi spesi dallo Stato per fare la bonifica, ma stranamente tutto questo si ferma e ad oggi c'è arrivata una comunicazione di Edison che intende fare stendere un telo, anche questa volta pietoso, sulle discariche 2A e 2B. Tra l'altro, nel corso di questo incontro che c'è stato e che è terminato, come dicevamo, pochi minuti fa, insomma, lei ha chiesto anche la sponda della regione per arrivare ad una interlocuzione col Ministero dell'Ambiente. No, io ho detto la sponda, lo dicevo prima, l'ho percorsa in questi ultimi 2 anni sempre non ricevendo risposte, ma io non sono chiuso a una trattativa che possa recuperare quello che sta sciaguratamente avvenendo, ma se questo non sarà possibile abbiamo già pronte le altre strade. Allora, come dicevamo, si è concluso da poco l'incontro qui nella sala consiliare del Comune di Bussi tra il sindaco
attacco tra il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, era presente anche il consigliere regionale capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia Guerino Testa. Noi al termine di questo incontro abbiamo avvicinato proprio il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio. Se la regia è pronta possiamo ascoltare l'intervista. Non si può più perdere tempo perché questi rifiuti continuano ad inquinare, non sono discariche, come dire, inattive che non producono danno. Più passano i giorni, più il carico di inquinanti che finisce in falda e che ammorba il terreno e le acque si incrementa, e quindi c'è un problema di salute pubblica, di igiene, di salute e di sicurezza che deve essere affrontato immediatamente. Andava già affrontato precedentemente, bisognava affidare questa gara ormai da tempo, quasi 2 anni praticamente, in cui potevano già essere iniziati i lavori. Si è voluto attendere tra pareri legali, processi, ricorsi, contenziosi, dubbi, integrazioni e così via. Nel frattempo questo territorio muore, quindi io chiedo al Ministero di convocare un tavolo con la Regione, con il Comune, con la Provincia, con tutte le istituzioni interessate, di rivalutare questa sua decisione, fare un ravvedimento operoso, perché i documenti che sono emersi dopo questa sua decisione dimostrano che si tratta di una decisione sbagliata, non solo politicamente ma anche tecnicamente, che espone al rischio di contenzioso soccombente l'amministrazione del Ministero e che soprattutto rischia di ritardare di anni il processo di bonifica di questi siti, affidandola ad Edison, ai suoi tempi lunghi. Edison ha già annunciato che farà la caratterizzazione del sito, cioè anche opere che non servono perché sono state già fatte in passato e che da sole comportano anni di pratiche, di conferenze di servizi, di valutazioni di impatto ambientale, di procedure di cui appunto i cittadini di Bussi ne hanno le tasche piene, ne hanno già viste. Sono troppi anni che aspettano e che assistono a questo balletto, è tempo di ripartire, e per questo ci proponiamo anche come soggetto attuatore. Se il Ministero ha troppe cose da fare e non ha la testa, diciamo, puntata con la dovuta attenzione ed urgenza sul territorio di Bussi, la Regione Abruzzo è qui per questo. Possiamo noi assumere poteri commissariali da soggetto attuatore e procedere alla bonifica nel tempo più veloce possibile. Nel frattempo, Presidente, i 50 milioni di euro che erano stati stanziati sono tornati al MEF? Sono tornati al MEF, io voglio sperare, anche perché penso che il sottosegretario Morassut e il ministro Costa non vogliano perdere la faccia dopo aver preso questo solenne impegno di farseli restituire, e vogliamo vederli restituiti subito, e in questo senso ci proponiamo come soggetto attuatore. Diano questi soldi alla Regione Abruzzo per utilizzarli per lo scopo al quale sono stati destinati, e visto che ha dimostrato il Ministero in 9 anni di non essere in grado di saperli spendere. E dunque abbiamo ascoltato le parole di Marsiglio. Al sindaco Lagatta volevo porre una domanda: se riesce a spiegarci in maniera semplice, in maniera rapida, so che è un compito che le chiedo abbastanza complesso, qual è la differenza tra il progetto che era in essere e che poi, insomma, il finanziamento bloccato ha stoppato, e quello che vuole fare Edison? Allora, va detta subito una cosa, che è stato, vogliono annullare il progetto della DECDEM. Voglio ricordare che la gara non si è fatta sul progetto della DECDEM, che la ditta aggiudicataria, si è fatta sul progetto del commissario Goglio, che prevedeva tutte le cose che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dice che mancano. Detto questo, la Edison da sempre ha pensato di operare sulla 2A2B facendo una sorta di messa in sicurezza permanente o un tombamento, e non è una mia idea, non è una mia preoccupazione, è un dato di fatto. La Edison il 7 e l'8 maggio ha presentato al Comune di Bussi una richiesta per fare un sopralluogo sulla 2A2B, avendo in mente di coprirla con un telo. Il che significa coprirla con un telo, che le opere di messa in sicurezza e di bonifica non sono previste a breve, altrimenti il telo non si spiegherebbe.
La cosa drammatica è che il Ministero sta accettando questo percorso. Voglio ricordare che per approvare il piano di caratterizzazione vecchia ci sono voluti 8-9 anni, 11 anni chiedo scusa, il rischio che si permetta a Edison di fare una nuova caratterizzazione, stiamo parlando di un tempo infinito e il risultato finale sarà che Bussi non avrà la messa in sicurezza, non avrà la bonifica e non avrà i siti legittimati a essere utilizzati come area industriale.